Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e con la vasta operazione portata a compimento dai carabinieri che hanno smantellato una rete di trafficanti italiani e africani che spacciavano cocaina ed eroina tra Campania, Lazio e Abruzzo, e tra le piazze di spaccio una delle principali era L'Aquila. Vediamo. Sono state le intercettazioni telefoniche e pedinamenti ad interrompere il traffico di rifornimento di droga che arrivava all'Aquila da Castel Volturno. I carabinieri hanno infatti arrestato 9 persone, delle quali 4 sono in carcere, 5 domiciliari tra fornitori e spacciatori. I fatti risalgono al periodo tra il 2013 e il 2014, quando la piazza dell'Aquila era rifornita di eroina e cocaina proveniente dal Casertano. Le droghe venivano poi vendute sul mercato da spacciatori locali. Ma il fiorente traffico con base a Castel Volturno ha interessato anche Salerno e Frosinone. I fornitori erano di origini africane, nigeriana, tunisina e tanzaniana, mentre i pusher tutti italiani e residenti nelle province di destinazione della droga. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Sono almeno una 70 le cessioni di droga documentate dagli inquirenti attraverso le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione predisposti dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria e della stazione di Grazzanise, appunto tra l'agosto del 2013 e il luglio del 2014, l'arco temporale in cui sono avvenuti i fatti contestati. Lo stupefacente emerso veniva tagliato e confezionato a Castel Volturno, dove le associazioni criminali, africane e nigeriane in particolare, controllavano da anni il traffico delle droghe pesanti. Sul litorale casertano arrivavano i pusher provenienti dai vari territori, compreso L'Aquila, che poi rivendevano la droga nelle piazze di spaccio di provenienza. Il marittimo di San Benedetto del Tronto, Massimo Liberati, motorista del peschereccio oceanico Hydra Q, sequestrato il 12 febbraio scorso in Gambia, potrà tornare in Italia dopo quasi 6 mesi passati tra prigione, alcuni giorni, e libertà vigilata nel paese africano. Il giudice di Banjul lo ha condannato a 6 mesi di reclusione o al pagamento di una multa che la società armatrice con sede a Martinsicuro pagherà subito. Il peschereccio fu sequestrato dalle autorità del Gambia perché a bordo del natante furono trovate reti da pesca con maglie inferiori a quelle stabilite dalle normative locali. Mentre tutto l'equipaggio fu liberato il 19 maggio, tra cui anche il capitano Sandro Di Simone di Silvi Marina, il motorista Liberati dovette subire un altro processo e ora la sua odissea dovrebbe essere proprio giunta alla fine. I carabinieri di Pescara, in collaborazione con i colleghi di Termoli e con il ROS dell'Aquila e Roma, hanno arrestato il re dei falsari della provincia di Pescara, che per un quinquennio ha messo a segno truffe ai danni della pubblica amministrazione e di privati cittadini. Era considerato il re dei falsari della provincia di Pescara per la sua abilità e scaltrezza. Dopo 2 anni di latitanza è stato arrestato Carlo Viggiani, 55 anni, pluripregiudicato, condannato dal Tribunale di Pescara a 16 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falsità materiale, sostituzione di persona e ricettazione. I carabinieri del nucleo investigativo di Pescara, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Termoli e della sezione anticrimine e con il ROS di Roma e L'Aquila, hanno trovato e catturato Viggiani a Termoli, dove aveva trovato copertura presso un'abitazione e luogo d'incontro di giovani del luogo, anche minorenni. I militari sono arrivati a lui monitorando gli ambienti della microcriminalità e hanno ricostruito minuziosamente gli spostamenti del falsario, che si muoveva tra le province di Pescara, Chieti e Campobasso, dove in questi anni ha goduto di sostegno logistico, riuscendo a eludere indagini e controlli. Nell'ultimo quinquennio, Viggiani ha messo a segno una serie indeterminata di truffe ai danni di banche, pubblica amministrazione e privati cittadini, falsificando assegni, buste paga, documenti d'identità e ricettando titoli di credito rubati.
Un'anziana di Luco de Marsi in provincia dell'Aquila di 71 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione situata nel centro storico del paese. Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale, la morte dell'anziana risalirebbe a 2 settimane fa. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna che nel corso di una festa, preoccupati per l'assenza dell'anziana che già da giorni non usciva di casa, hanno avvisato i carabinieri. I militari, una volta entrati in casa, hanno ritrovato il corpo della donna nel bagno. Aggressione nella pineta di Monte Silvano ieri mattina ai danni di 2 vigili urbani. L'uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. Vediamo. Un'aggressione di mattina presso la pineta di Monte Silvano. 2 vigili medicati al pronto soccorso e il resoconto di una domenica d'agosto nella quale una chiamata al 118 si è trasformata in un caso di cronaca. Un uomo in stato di ebbrezza è stato identificato, portato in caserma dai carabinieri e denunciato a piede libero per violenza e resistenza pubblico ufficiale. Grazie a Dio non sono stati riportati grossi danni fisici per i 2 operatori di polizia municipale. Io li ringrazio per l'impegno profuso, l'abnegazione, ma soprattutto per aver bloccato questo individuo che aveva già malmenato il personale del 118 che era intervenuto, e ringrazio anche i carabinieri che insieme alle altre forze di polizia continuano a mantenere alta la tensione per quanto riguarda il controllo del territorio. È un territorio molto vasto e su cui ovviamente noi cerchiamo di intensificare nel migliore dei modi i controlli, però in questo periodo ci sono davvero tanti turisti e questi controlli è difficile anche espletarli. Il Comune di Pescara ha consegnato un riconoscimento agli uomini delle forze dell'ordine intervenuti per spegnere quell'incendio divampato lo scorso 12 luglio in un supermercato di Pescara. Un riconoscimento di merito per gli uomini del Vigili del Fuoco e quelli della Questura di Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini ha voluto insignire con un attestato il lavoro compiuto lo scorso mese di luglio durante un incendio divampato presso un supermercato nelle prime ore di una mattina di domenica. Incendio che rischiava di coinvolgere anche i residenti della zona. La cosa più preoccupante era che i fumi e i gas tossici che propagavano verso l'alto stavano interessando le abitazioni del palazzo sovrastante, per cui il personale di Vigili del Fuoco, con la collaborazione e con l'aiuto del personale della Questura di Pescara, sono riusciti a contrastare le 2 situazioni di pericolo, quella dell'evacuazione delle abitazioni sovrastanti e lo spegnimento delle fiamme. 4 ore di lavoro per concludere l'operazione, oltre 10 vigili del fuoco e tutti gli uomini della Questura di Pescara. Un intervento rapido, efficace, sia della Polizia di Stato che dei Vigili del Fuoco, che hanno operato in sinergia, come spesso accade, salvando delle vite umane da un pericolo in quel momento in atto e anche serio. Un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, a cui noi esprimiamo la nostra vicinanza e riconoscenza a nostra volta. Comune di Lanciano e comitati anti-elettrodotto Villanova Gissi hanno preannunciato oggi in municipio l'inoltro di esposti al prefetto di Chieti e alla magistratura contro la società Terna per le procedure non rispettate in merito agli espropri dei terreni che lo scorso 8 luglio hanno anche portato a scontri con 2 feriti tra i manifestanti e gli incaricati Terna durante un sit-in a Lanciano in contrada San Antonofrio. I feriti hanno già presentato a loro volta denuncia per violenza e lesioni, mentre la polizia aveva inoltrato un rapporto in procura denunciando un tecnico di Terna accusato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. All'Aquila il Comune ha 20 giorni per approvare il bilancio di previsione o c'è il rischio di uno scioglimento del Consiglio dopo la diffida del prefetto e le opposizioni sono già sulle barricate. 20 giorni per approvare il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila. È scattato infatti il conto alla rovescia a Villa Gioia dopo il rinvio del 31 luglio scorso, termine ultimo fissato dalla legge per il via libera al documento finanziario. Una diffida ad un termine ultimo, entro il quale la maggioranza in comune dovrà correre a ripari, sono arrivati dalla prefettura e dovrà rispettarli per non rischiare lo scioglimento del Consiglio Comunale.
Un'ipotesi invocata dal capogruppo di Forza Italia Guido Liris. Da giorni in guerra sono di comunicati e attacchi sui social network con il sindaco Massimo Cialente. Con il via libera della giunta comunque la tenuta del centrosinistra in comune non dovrebbe essere in pericolo, anche se al momento della discussione le opposizioni sono pronte alle barricate e a presentare decine di emendamenti. Avevo chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale, avevo parlato al prefetto, il prefetto è la persona deputata a far rispettare il regolamento e il regolamento di attuazione appunto delle procedure per gli enti locali. Una delle prerogative del prefetto era proprio vigilare sul fatto che ci fossero delle approvazioni del bilancio nei tempi utili. Il tempo utile era il 30 luglio, io avevo già detto che non si sarebbe approvato, sono stato tacciato per persona che magari subiva facilmente dei colpi di sole in questo caldo estivo. Probabilmente abbiamo dimostrato che il colpo di sole hanno preso dentro Villa Gioia, il sindaco e la sua amministrazione è stato non soltanto diffidato dal prefetto, ma il prefetto, rispondendo alla mia richiesta di scioglimento, ha potuto affermare con assoluta certezza che dal 3 agosto, quindi da oggi, possono partire le procedure di scioglimento del Consiglio Comunale, certamente nelle more di una diffida che probabilmente, se sarà in grado l'amministrazione, proverà a sanare nei 20 giorni successivi. Il Partito Democratico ha annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti sul mancato pagamento dei canoni da parte della società Teate Splashing, che ha in gestione per 20 anni la piscina comunale di Chieti. Questa mattina consiglieri comunali e iscritti al PD hanno denunciato il mancato pagamento dei canoni per un importo di 225.547 euro, ovvero 32.500 a semestre a partire dall'agosto del 2012. Nel corso degli anni il caso Piscina era stato oggetto da parte del PD di due interrogazioni consiliari e un'altra sarà presentata a breve per fare chiarezza sui problemi dell'impianto. Giornata di protesta oggi a Teramo dopo la delibera della Giunta Comunale sui nuovi criteri di accesso ai servizi socio-assistenziali. Giornata di protesta oggi a Teramo contro l'amministrazione Brucchi, vista la ridefinizione dei servizi di assistenza per i disabili che in realtà sembrerebbero un vero e proprio taglio alle politiche sociali. Nasconde una riforma dei servizi sociali che ha come principio una compartecipazione che ha un senso logico e di equità sociale, perché la compartecipazione prevede un contributo anche da parte del privato che ha, cioè da quel privato che è più ricco, compartecipa nella spesa di un'assistenza sociale, quindi al sociale, per aiutare chi non ha. In realtà gli equilibri che sono stati posti in essere nel comune di Teramo dimostrano il contrario, in quanto la compartecipazione è stata fatta per eliminare il sociale, quindi per eliminare una quota di spesa del comune anche nella parte più povera della città. Bisognava prevedere una compartecipazione diversa che avesse quali equilibri? Sicuramente una fascia di reddito più alto che ha come punto di riferimento se l'invalido è solo oppure no, ed infine anche la gravità dell'invalidità e quindi la necessità di avere più aiuto da dare alle famiglie da parte del comune. Un esempio, un ISEE di 14.000 più un centesimo prevede una compartecipazione dai 15 ai 16 euro ad ore per ogni ora di assistenza che viene data alla famiglia. Un ISEE di 14.000 euro è comunque un reddito basso, perché come sappiamo l'ISEE prende come riferimento non solo il reddito dell'intera famiglia ma anche i beni di proprietà e dei depositi, quindi una famiglia che ha una proprietà, una casa in proprietà anche piccola ed ha un reddito di 800 euro con qualche piccolo risparmio nei casi di evenienza deve compartecipare con 15 euro a ore. Una nuova destinazione d'uso per l'autoporto di Castellalto, mai terminato e da anni in stato di abbandono. Se ne parlerà anche nella prossima seduta del Consiglio regionale. Cambia nel concreto e si andrà verso la destinazione totale di tutta l'area dei 14 ettari a produttivo, industriale, questo martedì. Vediamo bene, il Consiglio regionale all'Aquila ha in discussione un disegno di legge per il quale verrò ascoltato anche io dalla Commissione delle attività produttive nel corso di questa settimana.
e si trasformeranno, diciamo così, ci saranno delle aree a disposizione di aziende che in questo momento stanno chiedendo di venire a Castellalto. Per intenderci, sarà potenziato il discorso dell'automotive, che ha già insediato un'azienda che lavora nel indotto Fiat. Verranno prodotte le scocche di sicurezza dei 3 modelli Fiat per i prossimi 5 anni e inoltre ci saranno già altre aziende diverse dall'automotive e servizi disposte a investire sull'autoporto. Stiamo parlando di investimenti di oltre 50 milioni di euro. Saranno dei riscontri non solo per il comune di Castellalto, saranno dei riscontri per la provincia ma anche della regione, se contiamo il fatto che in questo momento uno dei pochi posti dove si sta investendo in termini di insediamento di aziende è l'autoporto di Castellalto. Questo significa avere anche un riscontro di posti di lavoro, una politica occupazionale, e poi ho chiesto anche alla Regione di far diventare quel luogo un'area di riqualificazione produttiva, con la legge, diciamo così, sui nuclei industriali e sullo sviluppo economico, per far sì che arrivino anche finanziamenti pubblici a sostegno di imprese che vogliono investire. La provincia di Pescara e il comune di Montesilvano hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa per la consegna di 30 biciclette a disposizione degli albergatori di Montesilvano iscritti a Federalberghi. Bike sharing per gli albergatori di Montesilvano, un servizio offerto ai propri clienti che coniugano la mobilità virtuosa allo spirito della vacanza e al benessere. A presentare l'iniziativa il comune di Montesilvano, la provincia di Pescara e la Federalberghi, 30 le bici a disposizione e 14 gli alberghi che hanno aderito al circuito. Quando ero assessore in provincia, da assessore alle politiche comunitarie, partecipai ad un progetto denominato Adrimob, dove ci furono concessi dei contributi per acquistare delle bici per il bike sharing. Ricordandomi di questo, ho chiesto alla provincia di Pescara di poter affidare delle bici ai nostri operatori turistici, poiché il progetto prevedeva questo. E oggi firmiamo questo protocollo e mettiamo a disposizione 30 biciclette che poi gli alberghi possono dare ai turisti. È la corsa più colorata del mondo, si chiama Color Vibe e ieri si è celebrata questa particolare giornata, si è celebrato questo evento proprio a Pescara. Vediamo. Vibe Pescara, la manifestazione, nata negli Stati Uniti, ha registrato un grande successo. Una corsa non competitiva dove i suoi partecipanti attraversano un tracciato che prevede il lancio di colore. Un'esperienza sensoriale che coinvolge migliaia di persone. Un clima di allegria e festa. Pescara si colora e la festa esplode in spiaggia. Tutti pronti a correre, si fa per dire, attraversando nuvole di colore. Un tracciato che parte dalla nave di Cascella, attraversa il suggestivo ponte del mare, arriva al porto turistico e torna indietro. Una piccola pausa, giusto il tempo di distribuire buste di colore a tutti e poi parte il countdown per il lancio collettivo a ritmo di musica. 5, 4, 3, 2, 1. Sorrisi, foto di gruppo, abbracci e la festa va avanti fino a notte inoltrata. Successo enorme, come da aspettative d'altronde, esperimento che verrà sicuramente ripetuto, è una tappa di un tour mondiale, quindi siamo molto felici di averlo portato a Pescara. La risposta è stata davvero grande. Sì, intorno a 3.000 partecipanti, forse anche di più, quindi una grande risposta. Vi aspettavate tutto questo successo? Sì, perché è una festa colorata ed è un'assoluta novità, quindi ci aspettavamo questo successo. Ha aperto ufficialmente i battenti a Pesca Serroni la 4ª edizione della rassegna musicale Voci dalla Montagna.
È stata la musica del violoncellista Francesco Dillon ad aprire ufficialmente la quarta edizione del Festival Voci della Montagna in uno degli scenari più suggestivi del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. A Pescasseroli il festival, dedicato quest'anno alle consonanze, ha richiamato centinaia di appassionati con l'intento di ascoltare buona musica, parlare di filosofia e respirare aria pura in un contesto naturalistico tra i più stimolanti della catena appenninica. Una dimensione tutta nuova per la musica che esce dai teatri e sale in alta quota. Si tratta di un'occasione unica per un musicista di uscire dal teatro, di scendere nella natura in questo caso, ma questo è anche un modo di far uscire la musica da una dimensione più, se vogliamo, più formale, più museale, qualcosa che a me personalmente interessa molto, mi piace molto, senza la retorica di tutto quello che c'è intorno, ma appunto portare la musica fuori in armonia con quello che c'è intorno, anche per chi ascolta è un'occasione straordinaria, quindi non potevo perdere la chance. In tema di consonanze, l'abbraccio tra musica e filosofia ha certamente caratterizzato il primo appuntamento di Voci dalla Montagna, alla presenza del filosofo Vincenzo Sant'Arcangelo, ricercatore e studioso di estetica, che ha dialogato suavemente con la direttrice artistica del festival Elvira Di Bona, cullato dai Colli Bassi di Pescasseroli. Mi occupo personalmente di un approccio che si chiama ecologico alla percezione visiva. Ho tradotto il libro di un famoso psicologo americano che si chiama James Gibson. L'ecologia di cui parla Gibson non è l'ecologia di cui sentiamo parlare quando si parla di salvaguardia della natura o di ambiente, ma ha molte tematiche in comune. L'ambiente di Gibson è l'ecosistema, in sostanza, è l'ambiente in cui noi ci muoviamo e facciamo cose. Una delle cose che si possono fare in questo ambiente è suonare uno strumento. Apriamo la pagina sportiva e parliamo di Pescara, che ieri ha giocato davanti al pubblico amico, poco per la verità, dell'Atletico Cornacchia, una gara contro una squadra di Serie A, il Sassuolo. Il Pescara ha perso 3-2, ma ha giocato bene, in particolare nel primo tempo. Peraltro nel dopogara il tecnico Oddo ha confermato di attendere almeno altre due pedine, tra cui un centravanti di caratteristiche diverse rispetto a quelli già in organico. Vediamo il servizio. 5 reti, emozioni ma spalti desolatamente vuoti. Pescara Sassuolo non ha deluso i 2500 spettatori che hanno assistito alla gara dell'Adriatico fra biancazzurri e neroverdi. Luci e anche qualche ombra per la formazione di Massimo Oddo, che ha comunque tenuto testa ai quotati avversari. Fra le note positive emerse quelle riguardanti Vincenzo Fiorillo, già in forma campionato e autore di alcune ottime parate, e Gianluca Lapadula, che nella prima davanti ai suoi primi tifosi ha segnato il gol del momentaneo vantaggio del Delfino. Bene anche i due centrali di difesa, Bunozza e Zuparic, e questo nonostante le 3 reti subite. Bene anche Selasi, Torreira e Mandragora, mentre è apparso un po' in ritardo l'ex veronese Valotti. In tribuna sono rimasti quei calciatori che sono nella lista dei partenti, e in particolare Nielsen, Scrugli, Grillo e Pesoli. In campo, nella ripresa, il croato Ante Vukušić, che potrebbe essere ceduto a qualche formazione estera. Per i biancazzurri quella di ieri sera è stata la prova generale in vista dell'esordio di Coppa Italia in programma domenica prossima all'Adriatico contro il Sud Tirolo di Stroppa. Il Pescara domani partirà per Palena, dove verrà svolta l'ultima parte del ritiro. È stato un piacere. Magari i miei ex tifosi non condivideranno tanti i nostri colori sociali, però noi siamo una squadra che gioca per divertirsi, per fare calcio, e penso che oggi si sia vista una bella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Eusebio Di Francesco, dalla panchina del Sassuolo, che Pescara ha visto questa sera? Ma un buon Pescara, è ovvio, specialmente nel primo tempo noi siamo stati bravi, bravissimi in tante occasioni nel palleggio, e loro hanno sfruttato al meglio alcune nostre disattenzioni difensive, però mi è piaciuta la predisposizione del Pescara, e ha, devo dire, in squadra tanti giovani interessanti. Dal mio punto di vista devo rivedere la partita, ma assolutamente positivi, perché abbiamo incontrato una squadra che l'anno scorso è arrivata decima in Serie A e ha giocato praticamente con tutti gli effettivi, noi no, ma al di là di quello tutti quelli che sono scesi in campo hanno sicuramente provato a fare quello che fino a questo momento abbiamo tentato di fare in allenamento, e molte cose sono riuscite. Sicuramente ci sono da migliorare diverse cosine, ma questo fa parte del gioco, manca ancora un po' di tempo. Ma secondo Oddo in questo momento cosa manca al Pescara? Manca una punta con caratteristiche diverse,
Il famoso mancino a piedi invertito farebbe comodo, perché come stasera avete potuto vedere, magari nei momenti di difficoltà dove cali un po' a livello fisico, che devi comprire un po' più il campo e magari ti devi mettere a 4 a centrocampo, purtroppo non hai l'alternativa che possa fare l'esterno a destra. Quindi bisogna stringere per Galano, insomma, tradotto in soldoni. Cos'è? Galano, uno simile per lui, oppure adatteremo uno dei nostri a fare bene quel ruolo. E domenica il Pescara giocherà la prima gara ufficiale stagionale ospitando all'Adriatico Cornacchia il Südtirol per il secondo turno di Team Cup. Südtirol, squadra allenata dall'ex tecnico biancazzurro Giovanni Stroppa. La gara si giocherà alle ore 20:45. Prezzi questa volta sì davvero popolari, si va dai 15 euro della tribuna Maiella ai 10 euro della tribuna Adriatica Laterale Centrale, fino ai 5 euro più 1 euro di diritto di prevendita per per i settori di curva nord e sud. Invece per la Team Cup domenica prossima la Virtus Lanciano giocherà al Biondi contro la Juve Stabia. Virtus Lanciano che ieri è stata battuta nel trofeo Maio al Biondi 2-1 dall'Avellino. Buone comunque le indicazioni per il tecnico rossonero D'Aversa. Va all'Avellino il trofeo Guglielmo Maio, la squadra irpina si è imposta nel finale sulla Virtus Lanciano per 2-1. La gara del Biondi ha comunque dato buone indicazioni al tecnico di casa Roberto D'Aversa. Al di là della condizione fisica e di alcuni errori, la squadra frentana ha fatto intravedere buone cose dal punto di vista del fraseggio e della costruzione del gioco. Insomma, la strada intrapresa è quella giusta. L'Avellino, da quest'anno affidato alla guida tecnica di Attilio Tesser, è passato in vantaggio con un colpo di testa di Castaldo nel primo tempo. Lesto il centravanti irpino a sfruttare il cross di Schiavon e il mancato intervento di Amenta. Lo stesso difensore della Virtus poco dopo ha sfiorato il pari centrando un palo di testa. Ad inizio ripresa al settimo la bella azione del pareggio, Piccolo verticalizza per il taglio di Lanini che recapita un pallone facile a Dicecco. Nel finale però è Trotta a decidere la partita con la rete dell'1-2. Nel dopogara i due allenatori. Sono abbastanza soddisfatto nella consapevolezza, parlo della mia squadra, che dobbiamo crescere ancora molto, però ho visto delle cose che volevo vedere, impegno, la squadra che tiene il campo bene, poi tutto il resto è solo come normale che sia da migliorare. Ma considerando i valori interni, devo dire che sono abbastanza soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché comunque di fronte avevamo un'ottima squadra e penso che la squadra abbia ben figurato, nonostante anche se poi il secondo tempo era imbottita di giovani, quindi penso che sia stata una buona partita. È chiaro che in questo momento, come ho già detto l'altra volta, non conta il risultato, conta magari il fatto di iniziare a creare una squadra e cercare di riportare in campo quello che si prova in allenamento, e devo dire che sotto quell'aspetto anche i nuovi sono ben comportati. La Virtus tornerà in campo domenica prossima ospitando al Biondi la Juve Stabia per il secondo turno di Team Cup. Sarà la prima gara ufficiale stagionale per la Virtus, che però pensa anche al mercato. Alle priorità del portiere della mezzala, Cragno e Crecco in pole position, se ne aggiunge una terza, quella di un difensore centrale dopo la partenza di Magnus Tröst. Si cerca anche un terzino destro, difficile il ritorno di Andrea Conti. Per la Virtus Lanciano nelle ultime ore si fanno anche i nomi per il ruolo di portiere di Alberto Pomini del Sassuolo e per il ruolo di difensore il colombiano Vergara, ex Parma e di proprietà del Milan. Ora parliamo di Teramo con le reti di D'Agostino e Petrella. Nella ripresa il Teramo ha chiuso la prima parte del ritiro precampionato a Rivisondoli. Da domani la squadra riprenderà a Teramo la preparazione in vista anche della gara di Team Cup di domenica prossima contro il Cittadella allo stadio Bonolis. L'orario è ancora da stabilire in via ufficiale. Ascoltiamo un primo bilancio del tecnico Vincenzo Vivarini. Vivarini, finisce la prima parte del ritiro a Rivisondoli, primo bilancio. Ma bilancio positivo, perché abbiamo una base di squadra buona, con giocatori molto applicati, giocatori seri, il gruppo è cresciuto tanto, si sono conosciuti i nuovi, i vecchi si sono messi a disposizione, quindi abbiamo creato
le basi per poter essere una grande squadra. Senza andare troppo nel dettaglio, nell'amichevole di oggi la squadra del primo tempo è parsa un pochettino più imballata rispetto alla seconda, ma è chiaro che i carichi di lavoro sono evidentemente molto forti. Sì, sì, ma è normale, perché mi preoccupavo del contrario. Io ho guardato altre cose, ho guardato un attimino le potenzialità, dove si può arrivare, dove possiamo tirare ancora questi ragazzi, adesso è tutto da perfezionare, però la cosa che mi piace è che abbiamo un bel diciamo masso grezzo di squadra, e bisogna andarlo a rifinire, a sistemare diciamo il tutto. In vista del completamento dell'organico, è una squadra questa che ha pochi elementi che hanno già fatto la B, soprattutto pochi che l'hanno fatta anche da protagonista. È un aspetto questo che la preoccupa in vista dell'impatto con la nuova stagione e in ottica appunto di completamento dell'organico? No, perché a me mi interessano i giocatori che hanno fame, i giocatori che lottano, i giocatori che non tirano mai indietro il piede, i giocatori che aggrediscono, i giocatori che hanno voglia di correre e di stupire. I giocatori, diciamo, questi che ho, questa caratteristica le hanno già tutti. Quindi è chiaro che però è un campionato molto molto importante, è un campionato anche molto difficile, molto lungo, molto intenso, quindi è chiaro che abbiamo una rosa ancora ristretta, bisogna ampliarla, bisogna sistemarla nei vari reparti, ci sarà anche magari la possibilità di inserire dei giocatori ancora di più potenzialità, quindi si deve lavorare. E se le squadre di Serie B giocheranno la prima gara ufficiale domenica prossima, c'è chi ha già fatto il debutto appunto ufficiale in stagione ed è l'Aquila Calcio, che ha giocato per il primo turno di Team Cup ieri sera contro l'Arezzo al Fattori, e c'è stata una brillante vittoria anche al di là di ogni più rosea aspettativa per 2-0, tenuto conto che era peraltro la prima partita, la prima uscita in senso assoluto di una squadra che è in ritiro da circa una decina di giorni. Vediamo. Una piacevole sorpresa di mezza estate. Nell'esordio stagionale in Team Cup, la nuova L'Aquila, targata Carlo Perrone, vince per 2-0 contro l'Arezzo al Fattori e passa al secondo turno eliminatorio. Nonostante i soli 10 giorni di preparazione nel ritiro di Colle di Mezzo, i rossoblù sono apparsi in ottime condizioni fisiche, accomunati in campo da una voglia di fare che lascia ben sperare per il futuro. Segnali incoraggianti soprattutto dalla cintola in su, con De Francesco e Mancini a centrocampo già in palla e il tridente d'alto tasso tecnico San Domenico, De Sosa e Ceccarelli in formato campionato. Certo, parliamo di calcio d'agosto, ma è innegabile che la vittoria con l'Arezzo abbia dato un'iniezione di fiducia importante a tutto l'ambiente aquilano. Davanti a circa 500 spettatori sugli spalti, a partire meglio sono però i toscani, che al sesto si rendono pericolosi dalle parti di Zandrini con una zuccata di Sperotto deviata in calcio d'angolo. La reazione dell'Aquila è di quelle che fanno male. Al minuto 16, cross di Di Mercurio dalla destra, girata aerea in tuffo della Pantera Claudio De Sousa, che bagna il suo nuovo esordio in maglia aquilana con il primo gol stagionale, per giunta con la fascia di capitano al braccio. Ma i domi, gli uomini di Perrone, continuano ad attaccare. Al 26esimo, a sfiorare il raddoppio è un bolide terra-aria di De Francesco, che si perde di poco alto. Superata la mezz'ora, proteste vibranti dell'Arezzo per il fallo in area di rigore ai danni di Bentancur. L'arbitro in prima battuta segna il penalty, salvo poi tornare sui suoi passi dopo la segnalazione del primo assistente. Scampato il pericolo, l'Aquila centra il colpo del KO al minuto 39. La pennellata è di Ceccarelli, che pesca la testa del nuovo arrivato Adedoin Sanni, che infila il pallone alle spalle di Baiocco. Grande gioia per l'arcigno difensore di colore di origini nigeriane, che festeggia la sua prima marcatura in rossoblù. Nella ripresa cala il ritmo, ma il copione è già scritto. L'Arezzo tenta senza fortuna di rientrare in partita. L'Aquila tiene botta e spreca diverse chance in contropiede. A fine partita è raggiante in volto il tecnico aquilano, Carlo Perrone. Perrone, forse non si poteva chiedere di più in questo esordio, una piacevole sorpresa d'agosto. Siamo tutti veramente contenti, perché comunque è venuto un risultato, una vittoria importante, penso anche
meritata, anche se comunque è calcio d'agosto, però partire col piede giusto è un'iniezione di fiducia per tutti, per la società in primis, per l'ambiente che magari può pensare che ecco, un cambio di strategia rispetto agli anni passati non debba per forza portare a delusioni, anzi magari ci possono essere delle soddisfazioni. Quello che mi è piaciuto è ecco, l'impegno, la grinta, la corsa, anche il coraggio della squadra, quindi questo è quello che questa squadra deve avere per rendere comunque i tifosi aquilani orgogliosi di venire allo stadio a tifarla. Ecco, un'ultima battuta sul Novara, la prossima sfida, sognando un po' uno stadio di Serie B, poi ci sarebbe anche l'Udinese eventualmente nel terzo turno, però un'Aquila che forse non vuole smettere di sorprendere. Un'Aquila che deve continuare a volare, ha cominciato a spiccare il volo, speriamo che possa continuare a volare. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buona serata.